siamo per la trasparenza, per l'onestà, per la centralità del bene comune e dei cittadini. La nostra opposizione, e per nostra intendiamo quella dei colleghi consiglieri di questo gruppo, delle associazioni, della rete e dei cittadini tutti, non potrà prescindere dalla nostra visione di Roma e dal metodo che ci siamo dati. Dunque sarà dura e intransigente, o viceversa collaborativa e fattiva, ove la sua azione, signor Sindaco, andrà nella direzione delle linee comuni dei rispettivi programmi più volte riscontrate. In questo senso abbiamo esaminato con attenzione e di interesse il documento contenente le sue linee programmatiche. Alcune delle sue proposte ci sembrano condivisibili, altre invece troppo vaghe e generiche, altre irricevibili. Su alcuni temi, tematiche basilari, infine, abbiamo rilevato delle preoccupanti carenze. Ci impegniamo in ogni caso ad un sano e costruttivo confronto ed a fornire il nostro apporto di idee nell'intento di dare un grande valore aggiunto alla sua attività e ai lavori degli organi consiliari, con particolare riguardo ai temi fondamentali del Movimento 5 Stelle. Nello specifico, chiediamo di riportare la totale trasparenza nelle istituzioni comunali. In campagna elettorale abbiamo più volte detto che Roma diventerà una casa di vetro. Adesso le chiediamo di farla diventare tale e verificheremo con grande attenzione e scrupolo questo impegno da lei assunto. Poco fa ha detto che la trasparenza non è né di destra né di sinistra. Condividiamo questo concetto e siamo pronti a dare il nostro apporto. Ci riferiamo poi ad una più corretta gestione delle finanze, a partire dal bilancio preventivo di quest'anno, che ancora deve essere approvato e che ha urgenza di essere discusso per permettere a dipartimenti e municipi di lavorare. Ma non solo. Chiediamo una drastica riduzione degli sprechi e delle spese correnti inutili, il corretto e puntuale pagamento dei fornitori, di aumentare i servizi nei confronti delle fasce più deboli della cittadinanza e di compiere quegli investimenti realmente funzionali alle esigenze della città, impegni da lei puntualmente assunti. In questa logica di risparmio auspichiamo anche una gestione più oculata e trasparente degli importi spettanti ai gruppi consiliari, determinati dall'ufficio di presidenza dopo il Movimento 5 Stelle, secondo gruppo di opposizione, è stato escluso. Auspichiamo altresì che vengano ripristinati gli strumenti istituzionali finalizzati proprio a questa riduzione di costi inutili, strumenti peraltro indispensabili all'opposizione per poter fornire il suo contributo e controllo in tal senso. Su questo vorremmo aprire una parentesi. Strumenti di opposizione dai quali oggi, e ci riferiamo invece in questo caso alla scelta dei 12 vicepresidenti delle commissioni permanenti riservati proprio all'opposizione, il Movimento 5 Stelle è stato ancora una volta totalmente e indegnamente escluso. Questo è ciò che avviene se non si aderisce alle logiche di inciucio, ossia proprio alle logiche tipiche dei partiti tradizionali cui noi ci opponiamo. E avverso queste logiche noi manifestiamo il più totale disappunto. E chiuso la parentesi. La necessità di ridurre gli sprechi dell'amministrazione, infine, passa anche per una corretta... Allora, il terzo appello che io faccio, la cortesia, posso chiedere il silenzio quando ci sono gli interventi dei colleghi? Grazie. La necessità di ridurre gli sprechi dell'amministrazione, infine, passa anche per una corretta e tempestiva programmazione della spesa, cosa che non è stata colpevolmente fatta negli anni passati e che invochiamo per i futuri. Ci riferiamo inoltre ad una gestione più virtuosa e trasparente delle società municipalizzate. Siamo soci di maggioranza o totalitari, abbiamo il dovere, e ripeto il dovere, di vigilare sulla loro amministrazione sociale ed economica e di riassorbire quelle inutili. Non vogliamo mai più assistere ad una parentopoli, a scelte dettate in favore di pochi e non nell'interesse della collettività e soprattutto, signor Sindaco, non vogliamo mai più assistere e subire la nomina di dirigenti strapagati oltre ogni ragionevole misura, nonché di dubbia provenienza riguardo alla precedente amministrazione, e a tal fine chiediamo di applicare un tetto salariale. Su tutto questo opereremo un controllo inflessibile e determinato. Abbiamo rilevato alcune convergenze sulle idee di politica urbanistica,
segnate da una netta discontinuità con le scelte operate da tutte le precedenti amministrazioni. Tuttavia, alcuni punti sono per noi molto preoccupanti. Primo tra tutti, l'assenza di un deciso stop al consumo del suolo, nonostante quanto abbiamo sentito poc'anzi. Stop al consumo del suolo a cominciare proprio dal master plan di Torbella Monaca, poc'anzi citato dall'ex sindaco Alemanno. Inoltre, per quanto riguarda l'agro romano, dovranno essere bloccate senza indugio tutte le varianti in itinere e ancora non adottate. Dovrà essere vietata ogni previsione di trasformazione urbanistica contenuta nel vigente PRG e sue varianti relativi a nuovi insediamenti nell'agro romano. Dovranno essere immediatamente soppressi gli ambiti cosiddetti di riserva come presupposto necessario per arrestare l'irresponsabile spreco finora perpetrato della risorsa più preziosa per i cittadini di oggi e soprattutto per quelli di domani, il suolo, che non può essere lo strumento per fare cassa. A proposito degli strumenti partecipativi diffusi dai citati, questi non dovranno restare sulla carta, bensì tradursi in concreti processi di partecipazione dei cittadini singoli o associati mediante l'adozione sistematica di procedure di progettazione integrata territoriale. Nelle sue linee vi è il proposito di combattere l'abusivismo in tutte le sue forme, azione propedeutica è necessariamente l'inventariazione di tutto il patrimonio immobiliare e del relativo stato occupazionale, di diritto e di fatto. Sono 50 anni che se ne parla, è ora di passare ai fatti. Per quanto riguarda il condono, il Comune dovrà offrire finalmente a proprietari e tecnici un servizio in grado di garantire trasparenza dell'iter, certezza dei tempi di evasione delle pratiche e degli importi che, a diverso titolo, sono richiesti. Le chiediamo infine di attuare una politica che tenga veramente conto delle esigenze di fasce sempre più ampie della popolazione che vivono condizioni abitative di estrema precarietà e degrado. Chiediamo dunque una città veramente sostenibile e, come anche da lei dichiarato in campagna elettorale e nelle linee programmatiche, a misura d'uomo e di bambino. Una città policentrica che punti alla riqualificazione del suo patrimonio immobiliare e delle sue periferie, e dove ogni municipio sia una comunità solidale che partecipi attivamente alla gestione del bene comune. Per fare questo va anche affrontato con determinazione, ma soprattutto con una visione prospettica delle idee a medio e lungo termine, il complesso problema della mobilità e del trasporto pubblico, che oggi si attesta a un misero 28% del traffico complessivo, nettamente al di sotto della media europea, e che risulta fortemente gravato dalle condizioni della nostra società municipalizzata, autentico regno degli sprechi e di scelte aziendali fallimentari. Le chiediamo di puntare ad un modello di mobilità sostenibile che abbia come priorità la realizzazione di una rete di nuove infrastrutture leggere, il completamento dell'anello ferroviario, la riqualificazione delle ferrovie esistenti, l'applicazione e l'estensione delle zone 30 ed il contestuale rafforzamento delle ZTL e delle corsie preferenziali, la realizzazione del biciclet, a cui faceva prima riferimento, l'applicazione di semaforistica intelligente, l'utilizzo del car sharing e bike sharing integrati tra loro e con il trasporto pubblico locale. In questo senso condividiamo parte delle proposte del suo programma. Nutriamo tuttavia seri dubbi sul completamento della linea C della metropolitana, in quanto l'opera ha visto triplicare i costi nel corso degli anni e ad oggi nessun cittadino ne ha potuto usufruire. Inoltre, secondo quanto affermato dalla Corte dei Conti, la linea C è stata caratterizzata da carenze, ritardi, aumenti dei costi. Infine, per l'ultima tratta fino a Piazza del Clodio non ci sono né date né previsioni concretamente esecutive né indicazioni realistiche dei costi. Tutto questo mentre una città come Madrid si è dotata di ben 196 km di rete metropolitana in 10 anni ed a costi notevolmente inferiori. Non vorremmo quindi, Sindaco, che la chiusura dei fori imperiali sia un provvedimento prodromico e finalizzato più che la creazione di uno straordinario parco archeologico alla cantierizzazione dell'area, che di straordinario avrebbe ben poco. Il cantiere della metro C, in prossimità del Colosseo, rischia di mettere così a repentaglio uno dei luoghi simbolo della cultura occidentale. La tecnica scelta comporta infatti interventi pesanti nel sottosuolo di Roma, incompatibili con la conservazione del patrimonio archeologico e culturale
tutelato dalla stessa Costituzione italiana, considerando inoltre la carenza cronica di collegamenti tangenziali tra le aree periferiche della città. Ci si chiede se un progetto del genere, pensato nel 1990, sia ancora attuale e rispondente alla domanda di mobilità. Abbiamo poi rilevato grandi carenze sul tema dei beni comuni ed in particolare sull'acqua pubblica, tema superficialmente richiamato alla fine della prima pagina delle linee programmatiche. Questa vaghezza non ci soddisfa e le chiediamo degli impegni precisi. Cosa intende fare con ACEA? Cambierà i membri del CDA, ridurrà i consiglieri a 3 come promesso in sede di campagna elettorale, desisterà, signor Sindaco, dal tentativo di vendita di quote precedentemente portato avanti o, a nostro avviso più correttamente, farà rispettare la volontà popolare e darà seguito al pronunciamento democratico espresso nel referendum del giugno 2011 e conseguentemente provvederà a ripubblicizzare ACEA Ato 2? A riguardo sollecitiamo il chiarimento della sua posizione e l'adozione di decisioni rapide e lineari, signor Sindaco. Il rispetto della volontà espressa trasversalmente da 1.200.000 romani contribuirebbe certamente a dare una reale rappresentanza anche al suo mandato, conferito da circa la metà di quei cittadini che già da 2 anni hanno scelto una gestione pubblica e senza profitti del servizio idrico. Invochiamo poi delle scelte di maggior tutela dell'ambiente che puntino alle energie rinnovabili e da diverse soluzioni sul tema dei rifiuti, in discontinuità con le precedenti amministrazioni, basate sulla massima spinta della raccolta differenziata e quindi sul riciclo e riuso, e non sul conferimento in enormi discariche, come Malagrotta, la più grande d'Europa, o peggio sull'incenerimento. Sul punto ci consenta, signor Sindaco, riteniamo che le linee programmatiche siano vaghe e poco incisive. Inoltre è del tutto assente qualsiasi riferimento al tema dell'energia, delle fonti rinnovabili, del risparmio e dell'efficienza energetica. Eppure questo tema potrebbe essere di riferimento per un nuovo paradigma economico, sociale ed ambientale, fondato su valori come la condivisione, l'efficienza, la filiera corta, la tutela dell'ecosistema. Ed infine lo sviluppo. Roma deve puntare al turismo, altra maglia nera in una classifica mondiale che ci vede al 18° posto, superati di recente anche da Istanbul. Non è questo il posto che compete a Roma, non è questo il posto che compete alla città più bella del mondo. Roma deve poi rilanciare il suo commercio, fattore che ha visto chiudere nell'anno 2012 7.000 esercizi commerciali, gravati dalla concorrenza della grande distribuzione e dell'abusivismo commerciale, che sul punto condividiamo quanto è stato detto nel dibattito. Si debbono infine rilanciare le piccole e medie imprese, strette implacabilmente dalla morsa della crisi, che rappresentano il 97% dell'economia romana e che vanno valorizzate con una politica di piccoli appalti e non bandendo magiche commesse, spesso terreno di sperperi e di corruzione. Tutto ciò richiederà uno sforzo per la progressiva informatizzazione dell'amministrazione, così da renderla più facilmente accessibile ai cittadini e alle imprese, in un'ottica di trasformazione della città verso il modello Smart City, un concetto che abbiamo letto con piacere nelle linee programmatiche. Mi avvio a terminare. Conclusivamente, signor Sindaco, rileviamo luci ed ombre. Abbiamo riscontrato diverse assonanze programmatiche, ma anche, come detto, preoccupanti mancanze. Ciononostante, non riteniamo opportuno ed utile procedere alla predisposizione di emendamenti al testo ai sensi dell'articolo 40, ne avremo predisposti troppi, risultando in concreto difficile, per non dire impossibile, apportare dei correttivi sostanziali. Preferiamo quindi attendere e verificare in concreto la sua azione e fornire il nostro apporto in maniera assolutamente costruttiva e collaborativa direttamente nei lavori consigliari, allorché accetteremo in concreto l'attuazione delle proposte ritenute condivisibili e proporremo dovuti correttivi a quelle ritenute generiche, carenti o contrastanti con la nostra visione della città. Con questo spirito, signor Sindaco, facciamo a lei, alla Giunta dell'Assemblea, i migliori auguri di buon lavoro. Grazie, onorevole De Vito. La parola al dottor Cianzani. Onorevole De Vito. Grazie, Presidente. Io sarà
Oi, com'è andata? Che dite voi? Che come al solito una grande farsa, qui non ti sentiva nessuno, tutti a farsi i fatti propri. Comunque, delle vicepresidenze, alla fine ho sfumato un pochetto, una frase non l'ho detta. Però l'accenno gliel'abbiamo fatto, dai. Adesso ci confronteremo sul campo vero, no? Esatto. Adesso vediamo quanto questi vicepresidenti saranno presenti nelle commissioni. Nel frattempo chiediamo a Virginia stamattina cos'è accaduto, ci chiedono delle votazioni, delle 12 votazioni, 24. Questa mattina una grande farsa. E praticamente dovevamo eleggere i presidenti e i vicepresidenti delle 12 commissioni permanenti più quella delle commissioni delle elette. E, insomma, come auspicabile, come anche prevede il regolamento, diciamo che la presidenza viene assegnata a un consigliere di maggioranza e le due vicepresidenze vengono assegnate a un consigliere della maggioranza e a un consigliere dell'opposizione. E di solito, insomma, è auspicabile che i consiglieri dell'opposizione si ripartiscano le vicepresidenze in modo da assicurare un equilibrio all'interno delle 12 commissioni. Questo non è avvenuto perché il PDL si è sostanzialmente preso, PDL e diciamo la loro coalizione, si sono presi tutte le 12 vicepresidenze. A noi ci hanno lasciato, cosa che a me fa piacere perché è un tema che sento molto, la vicepresidenza della commissione delle elette, ma diciamo che l'hanno fatto solamente perché era una commissione che non gli interessava affatto, quindi diciamo ce l'hanno lasciata. Diciamo una grande farsa. E una delle cose peggiori è successa poi davanti al bar, quando un consigliere dell'opposizione, non facciamo nomi, ci ha anche chiamato dicendo: ma adesso cerchiamo di rimettere in discussione tutto, vi facciamo dare qualche cosa. Devo dire che noi siamo stati intransigenti e anche un po' schifati da questa proposta, perché noi non mercanteggiamo le vicepresidenze, noi chiedevamo solamente un'applicazione equilibrata dei principi di rappresentatività democratica, come sono anche stabiliti nel regolamento, cosa che non è avvenuta e che quindi dimostra ancora una volta come il PD e il PDL in questo parlamentino e nell'assemblea capitolina siano la stessa cosa.